Buon pomeriggio e benvenuti. Quest'oggi per voi categoria 2009, vedete l'ingresso in campo delle due squadre Pro Calcio Aurelio con i fratini gialli e Alba Adriatica con la maglietta bianca. È tutto pronto, le squadre sono in campo. Adesso il via alla partita con il Pro Calcio Aurelio che parte con il possesso. Ricordo che da regolamento ci sono due tempi da 18 minuti ciascuno. Palla a raso terra che viene intercettata dalla difesa e spazzata in out. Si riprenderà adesso con la rimessa con le mani. Se ne occupa Durante. Lo fa servendo Cappelletti che si gira, ripone la palla al compagno, cross in mezzo! E poi una grandissima parata sulla conclusione di Lopiano. Sul pallone c'è Daniele Bruni. Due uomini in barriera. Giuliani dà le ultime indicazioni, poi il fischio dell'arbitro, il tiro diretto che di pochissimo finisce alto sopra la traversa sulla destra con Osage che verticalizza il pallone, ma l'arbitro dice che basta così. Primo tempo 0-0 tra Pro Calcio Aurelio e Alba Adriatica. Noi ci vediamo tra pochissimo per il secondo tempo. Tutto pronto, fischio d'inizio, si può riprendere a giocare. Risultato ancora fisso sullo 0-0. Entrambe le squadre hanno avuto occasione di portarsi in vantaggio, ma non sono riuscite a concretizzare. Quindi inizia il secondo dei due tempi regolamentari da 18 minuti. Cambio di gioco che viene intercettato da Sguerrini, poi il pallone spazzato via in out. 22esimo minuto, risultato ancora di 0-0 tra le due squadre che stanno creando tante occasioni. Adesso altra grandissima occasione, poi che salvataggio sul tiro del numero 18 Speca. Poi palla che viene lasciata uscire intelligentemente e quindi rimessa per i gialli. Occasione adesso per l'Alba che si porta in vantaggio con questa splendida rete del numero 14 Lopiano. I festeggiamenti della squadra, 1-0 al 25esimo minuto. Due giocatori del Pro Calcio in area, adesso sono tre. Un quarto al limite sinistro, intanto il fischio dell'arbitro, il tiro, poi la deviazione e all'ultimo il salvataggio di Osage. Iampieri viene restituito il pallone, poi lancio in profondità, Nicola lotta, poi il compagno a recuperare il pallone. Tiro dalla distanza di Speca che di pochissimo finisce sulla destra del palo. Ancora Alba Adriatica con il possesso, Sguerrini lotta, poi serve Pasqualini che verticalizza. Poi si decide di andare per via centrale, alla fine il pallone arriva Cappelletti che sul raddoppio perde il possesso. Poi controllo impreciso, quindi ancora Alba Adriatica che può ripartire dalla distanza, il tiro e la traversa clamorosa di Lopiano, autore del gol dell'1-0. Per finire con questa azione la partita, pallone giocato lungo linea, intercettato. Sì!
finisce qui la partita Alba-Adriatica, che conquista la vittoria per 1-0 contro il Pro Calcio Aurelio, e festeggiamenti in campo. Un saluto a tutti, noi ci vediamo per le prossime partite del pomeriggio. Un saluto a tutti i telespettatori.